Buonasera, io partirò dall'origine, dall'argomento che può sembrare l'antitesi di quello che in realtà è Inter. Invece secondo me lo strumento Inter non può far altro che arricchirlo e portarlo a tutti i cittadini, perché uno degli scopi finali di tutto questo è portare qualcosa che no, i cittadini non hanno realmente a disposizione. La mia esperienza nasce semplicemente come un quadro turistico, andare in un'inizia come semplice cliente per divertimento. Frequentandole ho avuto modo e la fortuna di conoscere delle persone incredibili, tramite mi sono sposato in Osmizza, ho incontrato diversi produttori e ho cominciato a conoscerli. Da qui nasce il mio interesse. E la prima cosa, che è venuta quasi naturale, è stata cominciare a fare la spesa chilometri zero. Inizialmente non credevo che fosse possibile, poi facendola mi sono reso conto che è possibile, e nel corso degli anni, sono quasi 3 anni e mezzo, il mio ricorso alla grande distribuzione sui mercati è praticamente ridotta al minimo, con delle conseguenze importanti sulla mia vita quotidiana e familiare, per quanto riguarda i prezzi, la modalità di spesa, la stagionalità, l'educazione e quello che riguarda il nostro territorio, i sapori e ricette della nostra tradizione. Da questo è venuta poi la mia formazione come assaggiatore di olio extravergine, assaggiatore di vino, ma le possibilità che si offrono nei nostri territori sono incredibili. C'è la possibilità di fare assaggiatore di salumi, assaggiatore di latte, oppure c'è l'assaggiatore locale di Slow Food, che tutti conoscono, che organizza anche corsi di formazione molto interessanti. Da qui è venuta spontanea la conseguenza necessaria, e la conseguente è stata quella di scrivere sul Boalà di cibo del territorio specifico. L'obiettivo è quello di portare il calcio e la campagna a tutti, dare visibilità e tenere la tradizione di gente che funziona in quella internet, usare lo strumento internet. Da qui nasce poi una sezione dedicata esclusivamente al cibo di Boalà. Una cosa che io riscontro fortemente è la carenza di informazioni del genere su internet. Oggi praticamente trovare informazioni di valore realmente utili su questi argomenti, sui nostri, diciamo, che tengo a dire sono di qualità elevatissima, è veramente difficile. Lo stesso vale per i produttori, sia gli utenti che mettono informazioni sull'argomento che i produttori stessi. Alcuni numeri che abbiamo fatto in questi anni con Boalà, ci sono circa 3.000 visitatori al giorno nel sito, visitatori unici. È una notizia di ieri che mi pare ne abbiamo fatti circa 15.500 su tutto il sito. C'è una pagina di Facebook, sono andato circa 15.500 fa, e siamo vicini ai 200 per quanto riguarda la sezione 5. Gli articoli sono commentati e partecipati in modo trasversale. Questa è la pagina su Facebook di Boalà, che è Boalà Cibo, e questa è quella di Boalà. Il web dà la possibilità, offre innumerevoli possibilità a tutti, come gli eventi, le domeniche, i turisti, i prodotti, i negozi, i mercati, i summit e tante altre cose. Questo è un articolo sulla guida del consumo locale del Trieste, dove comprare prodotti locali a chilometri interni, che tra l'altro recentemente abbiamo visto anche stata ripresa da altri siti che l'hanno utilizzata come significato loro per organizzare dei gruppi di acquisto. Questo è l'articolo sul piano mercato dei prodotti a chilometri zero, e questo è un esempio di mercato di Natale che è venuto nel 2009 nel comune di Torino. Una delle iniziative che abbiamo fatto tramite internet è stata questa di promuovere un cesto di Natale, di vendere prodotti del territorio, un cesto di Natale che sia alternativo ai classici cesti di Natale e ai regali che spesso si fanno, tutto composto da prodotti locali. La reazione delle persone è stata molto forte e in pochissimi giorni sono stati tutti esauriti. Questa è la nuova visualizzazione del cesto, la parte del cesto. Un'altra iniziativa che è stata lanciata l'anno scorso, quest'anno verrà posta in modo ancora più forte, è stata quella dell'orto sociale di una popolare. Cosa vuol dire? Abbiamo dei terreni nel vicino Castel Bruveno, e questi terreni hanno proposto due cose: o l'affitto di un piccolo frutto da coltivare proprio, oppure la possibilità di ritirare semplicemente le merci pagando
prende molto un'altra piega, nel senso che verrà realizzato tramite il sito internet un corso di agricoltura biologica in sito. Quindi avranno una quota, si lavorerà un pezzo di terra, si avranno i fondamenti, si avranno tutti gli attrezzi necessari e verrà coltivato in modo biologico un pezzo di terra per il terreno. La prossima iniziativa invece la spesa settimanale dei prodotti locali in città via internet. In questi giorni è stato lanciato un sito in cui il compito generale sarà quello di organizzare e portare ai cittadini una spesa settimanale di prodotti che siano il più possibile, in maniera più vasta possibile, che sia esaustivo di tutte le necessità di una famiglia. Questo è il sito, si chiama cibo.si, nasce appunto da tutta l'esperienza di buona.la. Ci siamo studiati anche altri siti che esistono in Italia. Questa è la prima pagina, non siamo ancora attivi, ma questo è il futuro, l'iniziativa. Anche qui collegheremo il calcio e le sue qualità eccellenti nella città. Insomma, grazie a internet, ho messo una foto dell'Italia, una buona qualità, un esempio della buona qualità dei nostri vini. Abbiamo contato l'internet per fare comunità, per valorizzare, per confrontarsi e fare qualità, portare le qualità a tutti.